Gloria al Signore. Alleluia. Gloria a Gesù, vogliamo stare in comunione. Consideriamo un po' la nostra relazione con Dio e che la sua gloria stia con la Chiesa, che la Chiesa sia portata in trionfo. Questi aspetti che vogliamo vedere ad ogni costo, mediante un interesse profondo, pregando, guardiamo al Signore col cuore, chiudendo i nostri occhi. Alleluia, è presente. Non si è lasciato mai senza testimonianza. Il Signore è verità, il Signore è amore, il Signore è buono, il Signore è guarigione, il Signore è libertà. Dove lo Spirito del Signore è ben libertà. Alleluia, vogliamo godere questa libertà. Vogliamo che colui che è in catene sia liberato. Vogliamo che lo scoraggiato venga ad ottenere coraggio e forza per andare avanti. Vogliamo vedere le case di tutti i presenti, case di armonia spirituale, case di concordia, di pace, d'amore, case in cui si onora, si adora il nostro Dio. Gloria a Gesù, gloria al Signore. Il Signore ci ama, ci ama, ci ama. Gesù ci ama. È per l'amor suo che noi sussistiamo. Alleluia. È per l'amor suo che noi abbiamo la libertà di parlare, la libertà di accedere alle meraviglie della sua beltà, della sua gloria. Perciò in quest'ora, non importa quale sia la nostra condizione, abbiamo la possibilità di salire la china e vincere gli ostacoli e venire al largo delle promesse di Dio e così festeggiare, far la festa con gli azimi di sincerità, di pace e d'amore. Gloria a Gesù. Stai male? Alza la tua mano se stai male. Se stai bene, non la alzare. C'è chi sta male? Gloria a Gesù. Da qui a poco tutto deve cambiare. E cambierà per il fatto che tutti entriamo in comunione con Dio. Non ci è permesso guardare attorno. Vogliamo entrare in comunione per la liberazione del nostro fratello malato, della nostra sorella malata. Noi così, entrando in comunione col Signore, creiamo il giusto spirito che dia alla Chiesa l'essere rinfrancato in Cristo Gesù. Vogliamo alzarci. Signore, ti prego per le sorelle operaie che hanno impreso a lavorare cercando anime, evangelizzando di qua e di là e pregando e presentando a Dio le richieste del momento. Signore, benedice e dai loro coraggio che non si stanchino di andare e venire cercando l'anima smarrita. Così per il gruppo dei fratelli operai che lavorano, oh Signore, operai che lavorano instancabilmente e che cercano continuamente l'opportunità di porgere a Dio una preghiera per qualcuno. Signore, nel nome di Gesù, i fratelli non si stanchino, che siano operai instancabili. Signore, la gloria è tua, appartiene a te e noi ti ringraziamo per quello che ci hai donato e ci doni ancora. E questa sera siamo qui davanti agli sviluppi della tua potenza.
Ti ringraziamo per quello che hai fatto, svegliando alla gloria del tuo nome, alla salvezza del sacrificio di Cristo, il tuo amato figliolo. Ti ringraziamo per la fratellanza che qui prega, che qui adora, che qui glorifica il nome tuo santo, nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, Signore. Ti ringraziamo per il dono dei doni in Cristo il tuo figliolo. Alleluia, la tua guarigione, la virtù per la tua guarigione e per la tua libertà. Sì, è qui presente e noi col cuore esterniamo a te la gratitudine. Sì, ti ringraziamo nel nome di Gesù per la liberazione che tu hai già compiuto nella vita di coloro che sono ammalati. Alleluia, che canti ciascuno la propria vittoria in Cristo Gesù il Signore. Gloria a Dio nel più alto dei cieli. Gloria a Dio nel più alto dei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Lode e gloria al Signore nel nome di Gesù. Benedetto in eterno. Alleluia, potete accomodarvi. Sorella mia, avrà cura di te. Non temere. Continua a marciare. Non ti voltare indietro. Guarda avanti. Guarda la sua meta, la promessa della sua parola. Non temere, egli mantiene le promesse. Egli ti sosterrà lungo il cammino. Tu vedrai la luce, tu sorriderai davanti alle minacce di morte, tu vedrai la gloria, l'Eterno ti accompagnerà. Non mente, perché tu lo ami, perché tu lo servi, perché tu fai ciò che gli piace. Gloria a Dio, alleluia, alleluia. È una gioia immensa sapere che Gesù vive, che Gesù è presente, che Gesù ci ama. Amiamolo, amiamolo sempre di più. È degno, sommamente degno di essere adorato. Gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, gloria al Signore. Siamo giunti a quel tempo di servizio per cui poter dare gloria al Signore per l'espressione del nostro spirito. Il Signore attende la lode dalle labbra di chi lo ama. E se lo amiamo, ascriviamogli la lode. Benediciamo il suo nome. Perché questo è il nostro servizio. Perché questo gli è dovuto. Il Signore ha fatto tanto. Come non faremmo noi ciò che è minimo? Ciò che è il poco che possiamo fare. Gloria al Signore. Perciò, fratelli, siamo nella libertà delle testimonianze. Vogliamo glorificare il Signore dal profondo del cuore, con le parole semplici del nostro cuore. Amen. Fa tanto bene sapere di avere fratelli sparsi di qua e di là. Poi tutto un tratto sentite che vi salutano. Certo, questo interesse è sacro. Fa parte dell'opera invisibile per cui rimaniamo legati gli uni agli altri anche se abitiamo gli uni lontani dagli altri. Gloria a Dio. Sorelle, salutate i fratelli di là. Salutate. E salutateli caramente. Vogliamo pensare che la nostra famiglia è grande sulla faccia della terra? Noi abbiamo fratelli in Cina, abbiamo fratelli in Giappone,
abbiamo fratelli in Australia, abbiamo fratelli dappertutto. Gloria a Gesù. E sapete che quando questi fratelli dimorano insieme, la benedizione del Signore scende. E non importa da quale angolo della terra vengono, perché i figlioli di Dio, che guardano Dio come Padre, sono tutti rivolti a Lui. Ed è Padre di tutti noi. Gloria al Signore. Perciò il solo pensare a questo è una festa. Alleluia. Quasi sempre il Signore mi anticipa con delle ispirazioni che fanno stretto riferimento alla parola del giorno. Quindi, alleluia, è bene ricordarsi che prima o poi dobbiamo rispondere a Dio di tutto quello che abbiamo fatto e detto. E se dobbiamo presentarci, è bene che sia preparato il vestimento bianco. Il vestimento di purezza, santificato, lavato nella potenza purificatrice di quel sangue, gloria a Gesù, e che il Signore ci accolga. E voglio il Dio rallegrarci e prepararci per la parola. Mi avete sentito, fratelli? Prepararci per la parola. Sì, la parola. Non è una parola comune, è la parola del giorno. La parola della necessità del giorno, quindi la vogliamo accogliere sentitamente, dovutamente, e che sia la parola del nostro risveglio. Amen. Alleluia. Cercare Dio è proprio essere liberati da ogni timore, perché il cercare Dio è un affidarsi alla sua bontà, un ricercare la sua giustizia. E quando il Signore ricercato premia e dà al cuore la santa pace. Perciò ci salutiamo con la pace. Vogliamo che pace sia promossa in luce nel cuore e nella mente di ogni credente. Vogliamo che la pace regni nella casa, nell'ambiente dove viviamo e nella società, e che il mondo abbia pace e che le guerre siano dissipate. Gloria a Gesù, siano allontanate, pace duratura sia nel cuore degli uomini. Gloria a Dio. L'ultimo millennio, non so perché lo dico, ma così vuole il Signore, così sia. L'ultimo millennio sta per arrivare. Ed è il settimo giorno. Mille anni come un giorno come mille anni. Il Signore operò sei giorni, al settimo si riposò. Il settimo millennio sta per arrivare. La Sacra Scrittura ci parla di un millennio. Un millennio di pace, di regno di Cristo sulla terra. Quanto tempo ci vorrà ancora perché Cristo venga? Perché Cristo torni? Lascio a voi la risposta. Gloria a Dio. Sapete? Sta per finire il giorno del sabato. Pare che la domenica o il primo giorno della settimana albeggi. O meglio, il nuovo giorno sarà il giorno del trionfo di Cristo, sarà il giorno del trionfo della Chiesa sul male e sul maligno, sarà il premio di coloro che non hanno ceduto al male, hanno resistito, hanno combattuto, hanno vinto. Alleluia. Fratello, non mollare. Sorella, non mollare. Non importa quello che il mondo fa,
Non importa qual sia la condizione della faccia della terra, non temere, guarda verso il cielo e aspettalo, perché fra non molto arriverà, arriverà. Ma guardiamo un po' la Sacra Scrittura. Or quando il figliol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, sì, è versetto 31 del capitolo 25 di San Matteo. Quando il figliol dell'uomo sarà venuto nella sua gloria, avendo seguito tutti gli angeli, allora sederà sul trono della sua gloria, e tutte le genti saranno radunate dinanzi a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capretti o dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere, gloria a Gesù, e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t'abbiamo veduto aver fame e t'abbiamo dato da mangiare, o aver sete e t'abbiamo dato da bere? Quando mai t'abbiamo veduto forestiere e t'abbiamo accolto, o nudo e t'abbiamo rivestito? Quando mai t'abbiamo veduto infermo in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità io vi dico che in quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Gloria a Gesù. Pensiamo sempre, quando facciamo del bene, di farlo a Cristo. E se lo facciamo a Cristo, facciamolo con tutto il nostro cuore. Gloria a Gesù. Alleluia. Allora dirà anche a coloro della sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiere e non mi accoglieste, nudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando t'abbiamo veduto aver fame o sete o essere forestieri o nudo o infermo in prigione e non t'abbiamo assistito? Cioè, noi l'abbiamo fatto. Ma questo è soltanto un riposare sulle opere giustificate dalla mentalità puramente umana e non da Dio. Gloria al Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto ad uno di questi minimi fratelli, non l'avete fatto neppure a me. E questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Gloria a Gesù. Il libro è chiuso. Benedetto sia Dio. La cosa è certa: questo avvenimento prima o poi spunterà dal cielo. Alleluia. Gli uomini oggi possono scegliere di essere scettici, possono non accettare il discorso fatto dall'omelia. Sì, possono anche dire alla propria mentalità: non temere, no, non c'è pericolo. Ah, quel giorno è soltanto una presunzione. Sì, fratelli,
si può dire quello che si vuole, ma io qui questa sera sto parlando a gente credente e spero che nessuno metterà in dubbio questa parola, perché è già successo che il popolo aspettava la venuta del Messia. E già gente religiosa aspettava la venuta del Messia, ma perché quando è venuto non l'hanno accettato? Gli stessi religiosi. Perché? Perché il loro cuore non era pronto, perché non aspettavano sulle ginocchia, aspettavano soltanto sulle teorie e sulle speranze che dovevano dare al popolo di Dio una libertà temporanea, magari quella proveniente dai Romani, o quella che doveva dare ai Romani il colpo determinante per la libertà di Israele. Oh, tante erano le figure, le immagini che i popoli si creavano in quel tempo, ma questa sera è quello che ci interessa. Questa sera è quella che deve parlare per noi. Gloria a Gesù. Come ci troviamo? Qual è la nostra condizione spirituale? È una condizione spirituale presuntuosa? Che magari proclama quello che fa piacere ad altri sentire, ma di fatto non c'è niente di fondamentale, di veritiero? Oppure nel silenzio dell'ora noi battiamo il nostro petto dicendo: abbi pietà di me, Signore, preparami per quel giorno? Comunque sia, abbiamo bisogno di gridare al Signore dicendo sempre: abbi pietà di noi. Perché ogni giorno anche con gli occhi si commettono dei peccati, anche involontariamente si va a finire un po' male. Magari guardiamo noi stessi con rammarico, ci rimproveriamo e diciamo subito: abbi pietà di noi, Signore. Gloria all'Eterno. Fratelli, verrà quel giorno, verrà quell'ora, e allora saremo tutti chiamati a rispondere ciascuno per le proprie azioni. Come ci troviamo? Siamo troppo faciloni nel cercare di garantire a noi stessi il bene laddove non può essere sperato il bene? Cioè abbiamo sacrificato il nostro tutto, abbiamo abbracciato la nostra croce? La nostra croce è quel legno che ogni giorno stringiamo e che non mettiamo mai da parte? Oh, c'è chi dice: beh, quest'ora mettiamola da parte, la croce, è un po' di svago, ci farà bene. Gloria a Gesù. Coloro che hanno abbracciato la croce del Calvario sono tenuti a rimanere legati ad essa, sono chiamati a rispondere di quella benedetta relazione fra uomo e croce, per cui rivendicare i diritti di un crocifisso innocente, puro, santo, immacolato, colui che è degno di sciogliere i sette sigilli del libro sacro, l'agnello di Dio che un giorno apparirà una seconda volta agli umani per dire: eccomi così come avevo promesso. Gloria a Gesù. Fratelli miei, è detto che due saranno al mulino a macinare, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno al campo a lavorare, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno in un letto a dormire tranquillamente, uno sarà preso e l'altro lasciato. Gloria a Gesù. La beatitudine sarà di quelli che saranno presi, portati via, trasportati,
al cielo. Ma per quelli che rimangono, sta scritto, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ivi sarà il dolore per la mancata, dico mancata, gloria a Gesù. E questo mancata per tanti di noi sarà veramente letale, per la mancata prontezza ad andarla ad incontrare. Perciò stasera dico: come ti trovi? Come ti senti? Quale condizione è la tua? In che stato ti trovi spiritualmente parlando? Sei carico di Spirito Santo? Hai pregato a sufficienza? Senti in te il sì, l'amen dello Spirito di Dio? Gloria a Gesù. Il Signore Gesù dice: venite, entrate, benedetti del Padre mio, a quelli che l'hanno seguito per ordine e giustamente. Venite, ereditate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Perché? Perché? Perché io ebbi fame? Già, io ebbi fame e voi mi deste da mangiare. Io ebbi sete e voi mi deste da bere. Magari io fui stanco ed avvilito e voi mi aiutasti a riprendermi. Ebbi freddo e voi mi deste una coperta per coprirmi. Sì, tante cose si potrebbero dire. Fui in prigione, mi visitaste, infermo, veniste a vedermi. Sì, avete pregato, mi avete aiutato, mi avete sorretto, mi avete tirato su, mi avete incoraggiato. Che cosa diremo? Tante altre cose potremmo dire. Eh sì, ero debole, ma il vostro braccio mi ha aiutato. Mosè doveva tenere le braccia al cielo, allora non poté più tenere le braccia al cielo, dovette abbassarle, ma tutto un tratto qualcuno venne al fianco suo e sollevò le braccia per onorare il nostro amato Dio. Gloria a Gesù. E mentre le braccia rimanevano alzate, la gloria di Dio regnava, e sul campo di battaglia il braccio forte dei fedeli prevaleva. Gloria a Gesù. Fratelli, quanto è importante che l'uomo si senta nel servizio, ma non soltanto qui in chiesa. Anzi, io vi dico che il servizio del Signore si svolge molto più fuori che dentro. Cercate di pesare questo pensiero, perché tanti si basano sul proprio dovere, unico dovere, per cui possano dire: io non sono mancato, sono andato in chiesa. E già, fratelli, grazie a Dio per tutti quelli che vengono in chiesa. Noi veniamo in chiesa prima per rendere gloria a Dio, per adorare Dio, e poi per ricevere il santo e divino consiglio per osservarlo e andare avanti. Ma oggi, questo dice il Signore, qualcuno dice, giustificandosi, di aver fatto tutto. Ma Gesù dice: in quanto non l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, non l'avete fatto a me. Andate via, maledetti, nel fuoco eterno. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Fratelli, non intendo ampliare il discorso per un'omelia stancante. Allora, in quanto non l'avete fatto alla vostra sorella, non l'avete fatto a me. E in quanto non vi siete curati del popolo di Dio, non vi siete curati nemmeno di me, dice il Signore. Gloria a Gesù.
e i tali ultimi si giustificano. Ma quando noi? Ma sì, ma noi siamo stati in chiesa, ma noi abbiamo osservato l'orario, non siamo arrivati mai in ritardo. Oh già, sì, voi avete fatto presenza. Magari avete risposto all'appello quando chiamato. Avete risposto presente. Eh sì, è bello essere presenti, ma è molto più bello essere presenti e curarsi della fratellanza. Curarsi del bisogno della fratellanza. Ecco perché cerco di spronarvi, sorelle operai, fratelli operai, cerco di spronarvi a lavorare cercando di evangelizzare. È così che voi vi renderete conto del bisogno altrui. Voi verrete a tu per tu col bisogno altrui e là intercederete perché il bene sia fatto e darete il vostro tutto per la causa della salvezza degli altri, mentre Cristo si prepara a dare il suo tutto per la salvezza vostra. Gloria a Gesù. Fratelli, è chiaro, il Signore Gesù questa sera ci chiama al dovere, alla responsabilità di veri servi che vanno in cerca di lavoro. Non che schivano il lavoro, ma che vanno in cerca di lavoro. Lavoro spirituale. Fratelli miei, io ho bisogno di dirvi queste parole che sto per dirvi. Qui dentro c'è un potenziale che farebbe sbalordire non soltanto la città di Messina, ma tutta la nostra nazione. Gloria a Gesù. Qui dentro, dico, c'è tanto di quel potenziale. Dico, è tanto grande il potenziale che potremmo andare anche alla conquista di tutta la nostra nazione. E che ciascuno prima ha bisogno di venire a tu per tu col riconoscimento del potere che abita in noi. Certo, non lo possiamo fare tutto di per sé. Abbiamo bisogno gli uni gli altri, abbiamo bisogno di unire le nostre forze, unificare le nostre forze, abbiamo bisogno di ritrovarci insieme sul campo di lavoro per la gloria del Signore. È là che qualcuno vi dirà in quel giorno: perché l'hai fatto a questi bisognosi? Lo hai fatto a me. E ti si dirà: benedetto, entra benedetta del Padre mio, vieni a regnare, a godere l'eternità negli ambiti della mia gloria. Queste le parole che si udranno in quel giorno, quando dopo che avremo fatto il nostro dovere sentiremo lui grato e riconoscente esprimersi per dirci quanto ci ha attesi. Gloria a Gesù. Gesù ci attende e in quel giorno asciugherà dagli occhi nostri ogni lacrima al mondo versata. Perciò voi che fate cordoglio, voi che piangete, sarete consolati e le lacrime dai vostri occhi saranno asciugate. Ma non tornate indietro per il dolore che affrontate e non mollate la presa per le avversità che incontrate. Solo sappiate che per le molte sofferenze, così dice la Scrittura, per le molte sofferenze si entra nel regno di Dio. Gloria a Gesù. Non voglio andare oltre, cerco di dirvi quello che è necessario che voi sappiate. Il Signore guarda tutta l'opera universale e non mancherà di premiare tutti coloro che avranno osservata la sua parola, che per amore
per amore e solamente per amore ha vinto il mondo, ha vinto le anime, ha vinto i popoli, portandoli a Dio, ai piedi della croce e dando gloria al nome suo santo. Fratelli, chi non è pronto, chi non si sente pronto ed è ancora legato a qualcosa di questa terra e di cui ancora non si è liberato, io prego il Dio che per un esame di coscienza sincero si possa far rinuncia. Dico far rinuncia per eleggere in noi la completa obbedienza a Dio. Vogliamo alzarci.